Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi affrontiamo un tema caldo, centrale per tutti noi, sia per chi vede questa tappa come ormai prossima, sia paradossalmente per le nuove generazioni che vedono questo traguardo come qualcosa di inarrivabile. Parliamo di pensioni e lo facciamo insieme al nostro ospite, Emanuela Gueci, Regional Manager per l'Italia, l'Irlanda e i Paesi Baltici di Trade Republic. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie a chi ci sta ascoltando. Trade Republic ha commissionato al professor Michele Raetano e al collega Marco Di Pietro dell'Università La Sapienza di Roma uno studio dal focus ben preciso. Il tema chiave è quello delle pensioni e dell'investimento previdenziale, evidenziando che gli italiani sono ormai preoccupati per la loro pensione e rischiano di perdere denaro a causa di fondi pensione inefficienti. E comincerei proprio così. La pensione è un traguardo sudato e ambito da tutti, ma a causa dell'aumento dell'età pensionabile appare, come lo dicevamo inizialmente, un traguardo sempre più lontano, un orizzonte difficile da raggiungere e ciò comporta inevitabilmente un incremento di timori e preoccupazioni. È questo lo spunto iniziale dal quale ha preso il via il vostro studio e quindi comincio chiedendoti proprio come ha preso forma la vostra ricerca e come commenti i risultati ottenuti. Verissimo, diciamo che la conclusione dello studio è molto molto chiara ed è che i piani di accumulo in ETF sono uno strumento molto potente per un giovane lavoratore, risparmiatore, ma che si è già posto il problema di come posso efficacemente integrare la mia pensione. E come dicevi giustamente, la pensione spesso e volentieri sembra qualcosa che si sta spostando sempre più in avanti, qualcosa di sempre più lontano. E diciamo che la conclusione importante e pratica dello studio è che chi ottiene i rendimenti migliori, quindi l'investitore, il risparmiatore che ottiene i rendimenti più alti in assoluto, è colui che combina efficacemente le due forme di risparmio e investimento tipiche più comuni, quindi il fondo pensione da una parte, il classico fondo pensione, e il piano di accumulo in ETF dall'altra. Queste due forme di investimento e risparmio hanno dei pro e dei contro. Il piano di accumulo, da una parte, ha tipicamente rendimenti più alti. L'analisi mostra come i rendimenti su un orizzonte temporale di 20 anni sono del 40% più alti ogni anno. Quindi parliamo di una differenza di rendimento importante. Hanno tipicamente costi di gestione più bassi del fondo pensione e danno tanta flessibilità, perché il capitale è sempre disponibile, disinvestibile e fruibile quando si vuole. Però di contro non godono della stessa tassazione agevolata di cui godono i fondi pensione. I fondi pensione, dall'altra parte, godono sicuramente di agevolazioni fiscali importanti che non si possono trascurare, ma è uno strumento di investimento, uno strumento previdenziale molto rigido. Perché? Perché il capitale è fruibile, accessibile solo in situazioni particolari, oppure al momento della pensione. Ecco, chi combina queste due forme di investimento si porta a casa i vantaggi di entrambi. Si porta a casa i rendimenti molto buoni degli ETF e si porta a casa le agevolazioni fiscali del fondo pensione classico. Diciamo che il consiglio per chi è giovane, è un lavoratore, si è già posto il problema di come integrare efficacemente la propria pensione. Se si è giovani e si ha quindi di fronte a sé decenni di accumulo e investimento e acquisto ancora, il consiglio è sempre quello di dar priorità ai rendimenti. Perché? Perché se si comincia a investire presto, su uno strumento che in genere ha dei rendimenti attesi alti, ecco, allora si comincia a beneficiare dell'interesse composto più presto. Cos'è l'interesse composto? L'interesse composto vuol dire che i rendimenti del primo anno sono automaticamente investiti nel secondo anno e poi i rendimenti del primo e del secondo anno sono automaticamente investiti nel terzo anno. In questa maniera i miei rendimenti crescono esponenzialmente. E questo è qualcosa che quando si è giovani è molto importante tenere a mente. E dunque la raccomandazione per chi è giovane è sempre quella di tenere d'occhio i rendimenti e impostare la propria strategia previdenziale di conseguenza.
Ecco, in questo momento hai giustamente sottolineato quelli che possono essere dei consigli per i giovani lavoratori, perché appunto soprattutto in un momento in cui la pensione, sembra così lontana, riuscire in qualche modo a investire nell'oggi per avere un rendimento un domani è senz'altro essenziale e la vostra ricerca direi che lo conferma. Ecco, ti chiedo però anche altri consigli, perché, di sicuro, e anche in questo caso la vostra ricerca lo evidenzia chiaramente, i risultati lo testimoniano, l'obiettivo è quello di godere di una certa tranquillità dopo la pensione. Chi è ormai prossimo a questo traguardo cosa dovrebbe fare nel concreto? Quali sono i consigli che daresti, che Trade Republic dà per i futuri pensionati, per investire al meglio i propri risparmi? Secondo me chi è prossimo alla pensione ha un problema un po' più facile da risolvere. Perché? Perché essendo la pensione più vicina nel tempo è più facile prevedere ciò che accadrà, no? L'incognita è più importante e più consistente per chi è giovane invece e deve pianificare magari 30, 35, 40 anni prima. Ecco, per chi è giovane e si pone questa domanda qui, sono due i consigli principali. Il primo è quello di lasciare le emozioni fuori dalla porta, sempre. Quindi chi prova a far trading, come si dice, no? Chi prova a comprare e vendere in orizzonti temporali brevi, nel 90% dei casi perde soldi. Dunque non è il comportamento che si consiglia praticamente mai, a meno che non si sia un, profes non, non, non si sia un professionista della finanza, ma quelli sono dei casi ben specifici. Per il lavoratore medio, per il risparmiatore medio, la strategia consigliata è sempre quella di accumulare su orizzonti temporali molto lunghi, di nuovo 20, 30, 40 anni, a seconda dell'età, a seconda di quando si comincia, su strumenti ben diversificati. La diversificazione ci permette di non essere esposti al rischio di una particolare geografia, un particolare settore, una particolare azienda. Dunque si accumula sistematicamente ogni mese, si lasciano le emozioni fuori dalla porta. Ecco, questa è la strategia vincente. E da questo punto di vista la flessibilità dei pack in ETF, di cui parlavamo prima, è un beneficio sì, ma è anche una responsabilità, perché bisogna essere emotivamente pronti a non lasciarsi prendere dalle emozioni, scusando il gioco di parole. E le flessioni, le rotazioni nei mercati, specialmente nel mercato azionario, sono assolutamente normali. Accadono regolarmente, non bisognerebbe scomporsi alla vista di una flessione anche del 30% che regolarmente accade. Perché non bisogna scomporsi? Perché in ogni caso la nostra strategia dovrebbe sempre essere quella di aver investito per il lungo periodo. Io ho investito dei soldi che non mi servono il mese prossimo, dunque anche se il mercato è sceso per qualche settimana, per qualche mese, a me in pratica cambia poco. E rimanendo investiti nei giorni, nei momenti in cui il mercato va su, è così che si costruiscono dei patrimoni che ci permettono di andare in pensione veramente in maniera serena. Dunque, emozioni fuori dalla porta, sistematicità e investire in maniera regolare. Il secondo consiglio è sempre quello di tenere d'occhio i costi. Perché? Perché la magia dell'interesse composto di cui parlavamo prima si applica in entrambi i sensi. Si applica in maniera positiva a chi investe bene, regolarmente, e ottiene dei rendimenti interessanti che poi diventano esponenziali. Ma si applica anche nel senso opposto, ossia chi paga tante commissioni percentuali all'atto di investire prima vede i propri rendimenti futuri esponenzialmente ridotti. E basti pensare che nello scenario ipotetico di due fondi, uno ha dei costi di gestione dello 0%, ipotizziamo un fondo identico, quindi stessi rendimenti, stessa composizione, eccetera, ma questo secondo fondo ha dei costi di gestione annuali del 3%, ecco, dopo 23 anni il capitale, il montante del primo fondo sarà esattamente doppio rispetto al secondo fondo che ha 3% di costi di gestione all'anno. Quindi in 23 anni abbiamo dimezzato il nostro capitale solo in funzione dei costi di gestione. Dunque è importantissimo tenere a mente questo aspetto. Beh, sono spunti molto interessanti e dei consigli molto utili. Ad avermi colpito in particolare è l'attenzione verso le emozioni, perché sicuramente è un aspetto che si tende a sottovalutare, soprattutto perché nel momento in cui, insomma, le curve di mercato hanno delle variazioni, delle flessibilità evidenti, insomma, poi riuscire in qualche modo a gestire anche emotivamente una simile variazione
creazione può rivelarsi particolarmente complesso. E tu, Emanuele, facevi riferimento anche agli ETF. Ecco, voi di Trade Republic lavorate alla costruzione della migliore piattaforma per contrastare la crisi delle pensioni attraverso l'investimento in ETF. Nel concreto, quindi, quali sono le vostre azioni per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori? Allora, noi tutto quello che facciamo lo facciamo perché sono i nostri clienti attuali e clienti potenziali a chiedercelo. Diciamo che Trade Republic incarna i bisogni di una generazione. Una generazione, il nostro cliente tipo ha un'età compresa tra i 20 e i 35 anni. Dunque, mi inserisco anche io all'interno di questa demografica. E la mia generazione, la nostra generazione, ha dei bisogni molto diversi per quanto riguarda la finanza personale della generazione che ci ha preceduto, Certo. dei nostri genitori. E tipicamente chi ha la nostra età prende in mano le proprie finanze, è molto più interessato e interessata a temi come budget domestico, a temi come composizione di portafoglio, pianificazione finanziaria, eccetera. Dunque, tendiamo a prendere in mano le nostre finanze, a essere autonomi anche nelle decisioni, a studiare, a informarci e dunque tendiamo naturalmente a cercare una piattaforma, uno strumento, un ecosistema che ci permetta di fare esattamente questo, cioè di mettere in atto le nostre strategie, le nostre convinzioni finanziarie, ma a un costo che sia equo e con una tecnologia, una fruibilità anche digitale che sia all'altezza delle nostre aspettative. Dunque, questa è la filosofia che portiamo avanti, che ci contraddistingue. Noi ascoltiamo sempre quali sono i bisogni dei nostri clienti, che sono tipicamente dei clienti giovani che si aspettano che sia la tecnologia e che si aspettano una certa struttura di costi molto accessibile per accedere ai mercati finanziari. È chiaro a tutti che i giovani oggi vogliono investire in maniera semplice, automatica e a un prezzo equo. Dall'altra parte, però, molto spesso chi è giovane è agli inizi della propria carriera, dunque non si hanno a disposizione ingenti capitali, si riesce a risparmiare qualcosina ogni mese, ma ci si sta già ponendo il problema di come posso investire efficacemente per la mia pensione. E coniugare questi due aspetti per Trade Republic ha voluto dire rilasciare poco più di 6 mesi fa la prima carta che permette di investire spendendo. Dunque, per la prima volta è possibile investire anche facendo la spesa, per la prima volta è possibile investire anche facendo rifornimento alla propria auto, vivendo la nostra quotidianità. In questa maniera veramente abbiamo reso gli investimenti accessibili a tutti. E continueremo su questo filone, continueremo a innovare utilizzando la tecnologia per rendere gli investimenti veramente accessibili a tutti. Questo è molto interessante anche perché appunto rivolgendosi a un target soprattutto giovane, il connubio è sicuramente vincente oltre che innovativo. Mi preme sottolineare un altro aspetto perché Trade Republic ha uno sguardo allargato, opera in tutta Europa al di là dei confini nazionali. Quindi parlando di pensioni volevo sapere da te qual è la situazione nel resto d'Europa. Gli italiani fanno bene a cercare paradisi fiscali all'estero, o al contrario, c'è un margine di miglioramento anche in Italia, e quindi si potrebbe in qualche modo incentivare i nostri concittadini a restare in patria. Allora, il divario pensionistico è un problema europeo, che è il motivo per cui Trade Republic è presente su 17 paesi con un prodotto che è molto simile su questi paesi qui, perché stiamo risolvendo un problema che riguarda tutti. E riguarda anche noi italiani, riguarda soprattutto noi italiani. Ciò che sentiamo spesso dire, che sento spesso dire, è che gli italiani sono indietro rispetto ai nostri cugini francesi, spagnoli, tedeschi, per quanto riguarda l'educazione finanziaria, per quanto riguarda la cultura degli investimenti. Ecco, io non sto vedendo questa cosa. Io credo che noi siamo bravi tanto quanto, e la grossa differenza è una differenza generazionale, nel senso che è vero che la generazione dei nostri genitori e dei nostri nonni non primeggiava per cultura finanziaria, diciamo si tendeva molto spesso a delegare le decisioni a qualcun altro, ma i giovani di un'età compresa fra i 20 e i 40 anni italiani sono bravi tanto quanto i nostri cugini spagnoli, francesi, tedeschi. Questa Questo è cosa, questa, questa cosa, rincuorante. questa cosa ci tengo molto a dirlo. E qualcosa che altri paesi fanno è a livello strutturale e a livello di policy,
c'è chi è riuscito a incentivare bene l'investimento privato. Paesi come la Francia o l'Inghilterra hanno creato degli strumenti di investimento incentivati fiscalmente, che un po' incentivano l'investimento come noi incentiviamo i fondi pensione, no? Dunque, dando dei benefici fiscali, ma gli ISA nel Regno Unito o PEA in Francia non sono altro che dei dossier titoli incentivati fiscalmente, però all'interno dei quali non puoi fare trading, puoi solamente accumulare e investire. Di nuovo, dicevamo prima, accumulare e investire è la maniera sana di investire e di prepararsi alla pensione. Ecco, altri paesi lo stanno facendo, lo stanno incentivando, lo stanno incentivando anche proprio con degli strumenti di policy. La cosa bella quando si mettono a terra policy di questo tipo è che si avrà una grande parte della popolazione che già investe autonomamente, che già ha messo a frutto i propri risparmi e che di conseguenza quando questa generazione andrà in pensione peserà meno sulle casse dello Stato. Dunque c'è un incentivo alla cultura finanziaria. C'è un incentivo al prendere in mano le proprie finanze, che è una cosa sicuramente bella, ma si crea anche un contesto migliore per tutti poi quando la nostra generazione andrà in pensione. Dunque, insomma, sono dei temi che dovrebbero farci riflettere. Certo, perché in effetti, insomma, se da un lato, come dicevo, è rincuorante sapere che non siamo in qualche modo inferiori a nessuno, è pur vero che quando qualcuno può essere un esempio positivo, non sarebbe male prenderlo come esempio, appunto, come modello, come riferimento. E per entrare proprio nel vivo di Trade Republic, voi siete una vera e propria istituzione finanziaria. E allora ti chiedo qual è la vostra mission e per una realtà in rapida crescita. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati e che insomma state piano piano raggiungendo, oltre appunto alle varie innovazioni così avanguardiste di cui ci parlavi? La nostra mission è quella di rendere gli investimenti accessibili veramente a tutti tramite la tecnologia. Ed è qualcosa che stiamo sicuramente facendo in Italia, ma in tutta Europa. In realtà, e i numeri lo dimostrano. Basti pensare che Trade Republic al momento ha oltre 4 milioni di clienti. Di questi 4 milioni, oltre 2 milioni, oltre il 50%, ha cominciato a investire con noi. Non avevano mai investito prima, ma in Trade Republic hanno trovato l'ecosistema semplice, sicuro, comprensibile per fare il primo passo, per cominciare a investire. E questa è la rivoluzione di cui ci facciamo portavoce. Trade Republic è un successo in Italia, lo è già, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare. C'è una statistica che mi lascia sempre a bocca aperta, che si stima che oltre il 60% degli italiani abbiano tutti i propri risparmi solo sul conto corrente. Nessun dossier titoli, nessun libretto di risparmio postale. Tutto fermo in banca a perdere valore in preda all'inflazione. E il 62% degli italiani sono oltre 35 milioni di persone. Dunque c'è ancora tantissimo da fare, ci sono ancora tantissimi piccoli risparmiatori da convertire in piccoli investitori e non ci fermeremo fino a quando tutti gli italiani non avranno cominciato a investire. Questo vostro essere così smart, direi, è un vero punto di forza, perché la parola investimento credo faccia un po' paura a tutti ed è un mondo che in tanti non conoscono, che molte persone, insomma, tengono un po' alla larga. Per cui, il fatto che abbiate già un così vasto numero di clienti e che avete già degli obiettivi così chiari, credo che testimoni anche la fidelizzazione che siete stati capaci di creare con un bacino di utenti, in rapida crescita. Io Emanuele ti ringrazio per la disponibilità, i consigli preziosi che hai dato a giovani e non giovani e per gli spunti interessanti. Faccio ancora i complimenti a Trade Republic per la ricerca che avete condotto insieme all'Università La Sapienza di Roma e vi auguro una buona giornata. Grazie a te per l'invito, grazie a chi ci ha ascoltato.